Si chiama Christopher Griffiths, ha 34 anni di età, è inglese di Wrexham ed è accusato di maltrattamenti sugli animali sulla base della testimonianza di un vicino di casa, di un Mark Jones. L'uomo infatti avrebbe sentito il fortissimo coi di Victor, il bull terrier di Christopher, e avrebbe sostenuto di averlo sorpreso mentre avrebbe tagliato con le forbici e senza alcuna anestesia le orecchie del povero cane. Tuttavia, dopo le prime cure, una nuova scoperta scioccante: nel corpo del cane i veterinari avrebbero riscontrato la presenza di cocaina. Durante il processo, la difesa avrebbe tentato invano di spiegare che Griffiths all'inizio del 2014 soffriva di una malattia cerebrale che lo aveva lasciato semiparalizzato e dunque non avrebbe avuto la forza necessaria per tenere fermo il povero cane. A commettere quell'atto, secondo la difesa, sarebbe stato un presunto aggressore che avrebbe minacciato di fare lo stesso con Griffiths. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua.